Buongiorno! Lo dici? Dillo anche tu! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Noi oggi abbiamo già fatto il disastro, vero amore? Sì? Cos'è successo? Eh? Cos'è successo amore? Ti sei fatta male? Dove ti sei fatta male? Dici un po'. Alla bocca, vero? Perché? Cosa hai fatto? Sei caduta dalla sedia, vero? Dalla sedia del tuo tavolino hai pestato la bocca. Mannaggia. Però adesso va meglio, vero? Va meglio? Non fa male come prima, vero? Vero, 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 vero. Questo povero dito! Stanotte io e Mauri abbiamo dormito sul divano per sbaglio, perché stavamo guardando un po' di televisione, ci siamo addormentati e ci siamo svegliati questa mattina quando Sofia è venuta a svegliarci, vero? Dove dormivano mamma e papà stamattina? No, dove erano stamattina? Sul divano, vero? Che sciocchini. E allora stamattina Sofia è venuta a svegliarci e mi sono resa conto che praticamente abbiamo dormito tutta notte sul divano, perché erano le... A che ora sei venuta stamattina, amore? Le 8:20 forse, più o meno, quell'orario lì. E quindi abbiamo passato la notte a dormire sul divano. Quindi oggi Mauri avrà sicuramente mal di schiena. E quando è arrivata Sofia a svegliarci e si è accorto Mauri che stavamo dormendo sul divano da ieri sera, è andato a dormire con Nicole, perché a lui piace dormire con Nicole e con Sofia, perché dice che lo rilassano. E in effetti è vero, perché quando ci sono le bambine nel letto anche io mi sento più rilassata. E ho scoperto che è una cosa scientificamente provata, che quando la mamma e il papà dormono con i bambini nel letto, con i propri figli nel letto, hanno questa sensazione di relax e di benessere rispetto a quando dormono ognuno nella sua stanza. Quindi è scientificamente provato che dormire tutti insieme nel lettone fa bene. Allora stamattina Mauri ne ha approfittato, è andato a dormire a letto con la Nicole, visto che oggi è l'1 novembre, è festa, siamo tutti a casa. Mauri è a casa dal lavoro, le bambine sono a casa dall'asilo come ieri, perché anche ieri l'asilo era chiuso, hanno fatto il ponte. E quindi stamattina Mauri è andato a dormire nel letto di Nicole. Poi Nicole a un certo orario si è svegliata e adesso è su da mia suocera, perché mia suocera è venuta a portarle un paio di calze collant bellissime che le ha preso per Halloween. E solo che ieri non siamo salite da lei a fare dolcetto scherzetto, perché in realtà le bambine erano andate domenica in anticipo a fare dolcetto scherzetto, quando siamo andati poi a cena dai miei a mangiare la pizza e abbiamo fatto la festicciola di Halloween. Quindi, visto che ieri non siamo passati, stamattina è venuta a portarle queste calze collante. Nicola ha chiesto se poteva andare un po' su a casa della nonna, visto che oggi è a casa della nonna. Quindi ha chiesto se poteva andare su dalla nonna a fare il bagno invece che farlo a casa nostra. Quindi si è portata su i suoi vestiti, si è fatta il bagno su da mia suocera e niente. Oggi a pranzo siamo da lei perché è festa e quindi siamo tutti a pranzo da mia suocera. Cosa fa oggi di buono la nonna, amore? Le uova. Le uova? Sì, fa le uova oggi? E poi? Sorpresa. Le polpette. Fa le polpette. Wow, le tue preferite. Che fortuna, le preferite di Sofia e di Nicole. Anche a papà piacciono tantissimo, anche però. Anche a me, sì, anche a me sono molto buone le polpette. Anche alla nonna. Anche alla nonna. Anche zio Lu, anche nonno. A tutti piacciono le polpette della nonna, vero? Perché sono buonissime le polpette della nonna. Saluta. Ciao. Ciao. Sei pronta? Da cosa ti sei truccata? Da cosa? E che cos'è quello? È un cane? No, è un topo. Cos'è? Cos'è? È un gattino. È un gattino. Cosa devi fare te? Te lo apro. Dammi. Devi metterlo sulle guance.
Sì. No, cosa devi fare? Pochino, eh? Ah, volevi mettere via il pennello. Volevi mettere via il pennello, Sofì? Fatto? Ti piace, amore? Ti piace? Ma sei bella. Papi. Sei svegliato? Papi, ti vuole Sofia? Ciao Tofi, un altro ciuccio. Un altro ciuccio, guardala bene il faccino della Sofia oggi. Gattino! Vieni papi. Vieni papi. Guarda che non è presto, eh. Sì, lo sono, sono stanco. Ehi, ma io voglio papi. Vero? Cos'è? Te lo ricordo. Ah, non vedo. Ah, bello. 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 Con le due zucche. Lo stai facendo tu con questa bella borsetta di zucche? Anche questa è della Nicole. Eh sì, è della Nicole. Hai preso la sua borsetta. Ma quanta, mamma. Un lecca lecca. Guarda. La caramellona. Bella. Bella. Ah, qua ci sono i marshmallow. E la Nicole. Sì, mi voglio formare. Ma guarda. Bello. Questa forma di zucca spaventosa. E caramello, troppo paura tra questo. Paura del marshmallow. Sì. E questo? Paura. Paura, anche di questo. Oh, bello! Cos'è che era quello? Non l'ho visto. Era una caramella. Papà! Bello! Un soldone! E quello cos'è? Un orsetto ti sei mangiata? La zia Simo ci ha chiesto, che colore piace a Sofia? Che colore piace a Sofia? Ma Sofia non li sa tutti i nomi dei colori, vero? Tu li sai tutti i nomi dei colori? No. E come facciamo a scegliere il colore che piace a Sofia? L'azzurro. Ti piace l'azzurro? Ma tu sai qual è l'azzurro? Allora usiamo la ruota dei colori. Qual è l'azzurro, amore? Quello è rosso. A te che colore piace di questi? Fammi vedere col ditino che colore ti piace. Così scopriamo che colore piace a Sofia. Che colore piace a Sofia? Ti piace quel colore lì? È bello? Allora ti piace il giallo a te? Ti piace il giallo? Sì. Tu gli altri nomi dei colori li sai? Sì, me li dici? Questo. Quello lì è giallo, vero? Poi questo è arancione, rosso, viola, no, questo è viola, sì, nel video si vedono un po' diversi i colori, eh? Blu, azzurro, verde scuro, verde chiaro. A Sofia che colore piace? Ah, ti piace proprio quello a te? Sì,
Ti ricordi che colore è quello? Ti ricordi come si chiama quel colore? Giallo. Allora a Sofia il gattino piace il giallo? Questo. Sì. Questo. Sono tutti molto belli. Allora la zia Simo cosa diciamo, Sofì? Che colore ti piace? Questo. Uno bisogna sceglierne. Questo. Dobbiamo sceglierne uno solo. Questo. Ok, le piace proprio il giallo a Sofia, allora. Che colore ti piace, amore? Questo. Come si chiama? Arancione. Giallo. Bravo! Bravissima! Mamma, l'ho pulito bene. Che cosa? Questo. Il trucco. Ce ne hai ancora un po'? Hai ancora un po' di baffi del gatto, amore. Ho pulito bene. Guarda, ti do lo specchio. Sì. Così ti guardi bene. Mamma, è troppo bene. Aspetta, adesso te lo metto lì. Togliamo questi, così ti vedi bene. Togliamo questo. Ecco, così la Sofia si vede bene nello specchio. Così è più comodo. Ce n'è ancora di baffi, vuoi provare un po' con questa, Sofì? Prova con questa. Questa. Lo so che ti piacciono di più quelli. Grazie. Prova un po' con questo. No. A te piace l'acqua micellare, ti piace. Sai come si chiama questa? Sì. Come? Macellare. Brava. Adesso lo metto. Posso metterlo io? No, io. Mi fai un disastro, amore? No. Sei sicura? Non fare disastro, non rovesciarlo. No, così no, così è troppo, amore. Pochino, guarda, pochino così. Ecco, già è tanto. L'abbiamo buttato dappertutto. Abbiamo fatto un po' un disastro. Sì, te, io. Ma guarda che pulisce. Hai visto come pulisce? Pulisci bene, eh? Quelli mi vedo. Fatto disastro. Ma hai fatto cadere tutti gli scherzi di cotone. Hai fatto disastro. Sì. Sì. Adesso la mamma deve sistemare. Perché? Perché Sofia ha fatto il disastro. Sì. Sistemato. Io. Finito o no con sti baffetti? Anche il naso. Anche il naso. Ma sono pulita, mamma. Quasi. Buongiorno. La faccio un salutino allegro. Questa faccia. Buongiorno. Buongiorno. Un bacetto. Il mostro di Halloween. Si è svegliato. Andiamo. Ma come vieni bene in video, babù? Pulo. I capelli saranno incastrati. Pulo. Perché non viene papi? Sì che viene. Ho dimenticato una cosa. Chi è questa qua? Telefono. Forse sì. Pulo. Sono io. Che bel cappuccio che hai, Sofia, è freddo. Sì. Pulo. Uno, due, tre, wow!
Stava scherzando, papi, eh? Mica ti butta giù, papi. Vero? La 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 la. La casa non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui con me, na 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 na. Ma c'è le calze con i gatti, non me le puoi neanche vedere. Siete un vero. L'ha comprato il nonno ma ieri. Ma come sono belle! Nonno, davvero il nonno te l'ha comprato? Sì. No, nonna. Con i soldi del nonno. Credete che un uomo possa... O con i soldi della nonna? Nonna. Con i soldi della nonna. Sì. E allora nonno l'ha preso la nonna. Fa vedere le calze, Niki, tira sui piedi. Wow. Si chiama questa app? Come si chiama questa app? Non ricordo questa. Funziona? Questa non mi piace, preferivo Smart Cord. Smart Cord, questo qua è solo un accordatore. Mentre Smart Cord c'è uno su anche gli arpeggi, gli esercizi da fare. Era più completo? Sì, c'era anche qualche canzone da suonare, potrei scaricare. Quando è che cambiano le corde della chitarra? No, ma mi parlava, mi diceva Massimo di comprare delle altre corde che sono migliori. Queste qua sono corde da pochi spiccioli. Massi chi? Massi. Massi. Perché tu suona la chitarra? Figa. Mica suona la batteria? Non so che suona la chitarra da sempre. Io mi ricordo che quando eravamo a scuola fracassava il cervello. Perché praticamente dalle 8:15 della mattina fino a che uscivamo lui suonava i tavoli con le bacchette della chitarra. Quindi io sapevo che suonava, no, la chitarra, le bacchette della chitarra, tu non mi correggi, le bacchette della batteria. Belle quelle. Questa? Mm-hmm. Sì? È rotta. Sì. Ne prendiamo un'altra intera? No, ma non ce ne sono più. Andiamo un po' avanti? Sì. Ok, andiamo avanti. Guarda, stiamo già così. Andiamo a raccogliere le altre foglie. Andiamo avanti. Avanti di lì? Sì. Andiamo avanti di lì. Che belle foglie! Ma sono tutte spezzettate. Vero? Astor! Smettila! Astro. Cosa? Come lascialo libero? Non torna più a casa Astor se lo lascio libero. No. Aspetta un attimo. Non lo lascio. Non lo lascio? No. No. Che bello fatto. Lo mettiamo dentro. No, 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 Niki, solo foglie. Troppo filante. Troppo filante. Quella? Niki. Andiamo da papà. Mamma. No, andiamo avanti da papi. Una foglia. Niki, andiamo avanti da papi. Dai. Altre foglie. Guardate
queste le nostre foglie. Le avete prese? Wow, che belle foglioline, fammi vedere. Anche io le volevo, ma la mamma non vuole. Vai. Volevo anch'io. Fammi vedere, Sofì, che belle. Wow, vuoi mettere nella borsetta, amore? Eh? Ti do la tua borsetta? Papi! Vuoi tenerla in mano? Le tieni in mano, amore, ok. Anche io volevo. Le ha prese lì avanti, Papi, Nick. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo? La foglia. L'aggiungiamo? Sì, aggiungi. Andiamo avanti da Papi, bimbe. Andiamo? Sofia, andiamo avanti? Un braccio. Cosa? Un braccio. Andiamo avanti che ti prende Papi. Io ho le mani piene, ho la borsa, la borsetta è quella delle foglie. Il guinzaglio di Astor. Guarda, sono rimasta col guinzaglio senza Astor. Una pannocchietta. Una pannocchietta. Faccio una pannocchia. Vieni, Sofì. Vieni, amore. Che bella foglia, ma era in alto sull'albero. Ora per terra. Sofì, vieni. Vieni, Sofì. Cosa ha trovato, Papi? La foglia. La foglia ha trovato. Vedere. Come sei in alto? Come sei in alto? Astor! Trovate un po' di foglie, Niki. Vediamo, fa vedere un po'. Wow, quante! Che belle! Wow, bellissime! Che cercatrice! Prendiamone ancora un po'. Così ne facciamo tre di portacandele. Ancora di più. Eh sì. Perché abbiamo tante candele. Mm-hmm. Le mettiamo anche nelle cose di Halloween. Ormai Halloween è finito, amore. Nelle zucche. No, no, li teniamo per decorare, le mettiamo sopra il camino. Ti va? Cosa? Sì, portacandele che facciamo noi? Sì! Sì! E dentro prendiamo tutte le candele e mettiamo tutte in fila sulla porta. Ti va? Ok. Ma però è una bella, tutta di legno. L'hai visto, Astor? Astor! Io non ci stavo neanche se mi davano 10.000 euro. Non toccare, fa cazzo. Scappa, Astor, ma dopo torna, Quello lì lo sa che a casa c'è la pappa e mica sta in giro. No, hai detto mai così, pianta. Ma lì, quante cose, mi sento fatto dire così. Quando fa il destino di l'anno giorno, lo fa così. È tornato Astor. Guarda quante foglie ci sono qua. Non troppo secche, Niki, perché se sono secche non riusciamo a attaccarle. Bella! Guarda che Papi ne ha trovata una bella adesso. Wow! Troppo arancione. Nebbia in Valpadana. I lavoretti no, ecco il kiwi. I kiwi si mangiano. Preso il kiwi, Niki? Ma a te piacciono i kiwi? No. Se non vengono a raccoglierli. Ce ne sono tante. Il problema è che io non ci arrivo. Non li trovo. Ma penso che fatti smettere. Quello è in alto, lì com'è? L'hai visto? Questo, mamma? Sì, sì. E adesso poverina gli peserà anche la borsa. A posto, Niki? Wow, da ogni tasca li tira fuori. Pesa. Astor è rimasto infilato sotto.
Porto io, facciamo cambio. Tu mi dai quella borsa, io ti do l'altra vuota. Dove va l'amico? Bravissima. Ciao. No, cioè, filma, sono andata nel pantano. Vuoi queste, Sophie? Prendi il tè. Quelle gialle? No, no, hanno le spine, amore, quelle. Oh, mamma mia. No, no, avevano le spine. Ho visto che avevano le spine. Tira. Tira. Ecco, presa. No, che fa cadere la foglia. Fa niente. Non andare nell'acqua, non andare nell'acqua. Cos'è? Sì, sempre. Anche il mare sulla spiaggia. Davanti in testa, come la vedi? La foglia, Sofì? Sì. È caduto in terra. Il bottino dei kiwi. Chi se li mangia tutti sti kiwi? Papi! 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 Li mangi tutti quei kiwi? Poi devi mettere l'elmetto quando vai in bagno. No, ne diamo un po' anche alla nonna, vero? E alla Diana. E alla Diana che le piacciono tanto i kiwi, vero? Abbiamo preso tantissime foglie. Nikki? Ne ho prese io. Un po' tu, un po' la Sofia. Che bei colori queste foglioline. Come? Hai questa visto, papi, che bei colori? L'ho scelta io. Wow, fa vedere quale. Wow. Papi, questa l'ho scelta io. Sì. Queste foglie sono proprio belle, guarda, ci sono un po' arancioni, un anche po' gialle, un po' verdi. Questa. Papi fa la pozione del mago, vero? Anche qui. Oh, mamma, quella viola è pronta? No. Posso girarla io? Perché? Non è difficile, eh? Adesso ho capito. Adesso attacca le foglie, dai. Brava, Sofì. Questa qui. Mi dai il mio pennello? Un quarto pennello, no, diverti. Papà fa la sua. Papà fa la sua. Bisogno di cure mediche, loro arrivano in soccorso in un lampo. Perché?